Io parto da una filosofia molto precisa che è quella che mi ha insegnato personalmente, perché me lo ha detto di persona Moravia, e cioè di non immischiarmi in ogni progetto, anche solo progetto, di trarre un film da una cosa che ho scritto. Moravia ha fatto così per tutta la vita, sono stati tratti capolavori o filmacci, lui sempre al cinema è andato a vederli e basta. Siccome me lo ha detto, io sono abbastanza vecchio da aver avuto a che fare con lui, io ho seguito questo suo consiglio e quindi evito uno dei passaggi più complessi, che è quello di cambiare linguaggio per dire la stessa cosa, e alla fine, quando esce il film, essere responsabile del film e non già solo del romanzo. Il film che poi è fatto da altre mani, con altri linguaggi, dei quali, per esempio, uno scrittore come me non è neanche granché esperto, io non sono bravo a fare lo sceneggiatore, e quindi è anche per questo, non nego nulla, diciamo, al progetto, negandomi come sceneggiatore. Però alla fine l'emozione in questo modo cresce, cioè non avendoci lavorato, quando ho visto la prima volta la proiezione del film, anche se era ancora incompleto, era ancora da finire, io la mia botta d'emozione l'ho provata. Eppure non era la prima volta, era il terzo film che veniva tratto da un mio romanzo, per cui non era nemmeno quella botta di emozione e di, come posso dire, di novità che è successo nella prima esperienza. Credo che nell'essere estranei, diciamo, alla scrittura e al lavoro nel progetto ci sia questo premio, no? Rinunci a dei soldi, rinunci a far andare il film dove volevi te, però ci guadagna il film perché così il film va dove vuole lui, è l'opera di un altro il film, non è l'opera dell'autore. E ci guadagna l'autore questa emozione proprio di vedere le cose sue mescolate alle cose non sue, e quindi per me vedere questo film è molto più istruttivo che rileggere il mio romanzo. Se rileggo il mio romanzo mi posso struggere di nostalgia per quei tempi, per come stavo, quello che facevo, però non è che mi insegno nulla. Io non mi ero mai posto il problema se gli sfiorati, quella categoria, continuasse a esistere, in che modo, perché quando uno finisce un lavoro, un romanzo, insomma, lo fissa lì e fine. E se capita che venga fatto un film, almeno a me era capitato 2 volte, capita nell'immediatezza di solito, per cui il film ricalca più o meno il tempo, la società che è descritta nel romanzo. Qui invece è successo che un ragazzo, che quando io ho scritto il libro aveva 5 anni, all'età che avevo io quando ho scritto il libro, ma 25 anni dopo, ha fatto un film. E quindi lui si è posto il problema, insieme agli autori, se fare un film in costume, ambientato negli anni 80, oppure trasporre la vicenda al giorno d'oggi, il che significherebbe, diciamo, che questi sfiorati ci sono ancora. Seguendo il film, ho avuto poi modo di, seguendo proprio il film sullo schermo, perché io non ci ho lavorato, quindi quelle 2 ore, quell'ora e mezzo, ho riflettuto sul fatto che evidentemente e ovviamente esistono ancora, anche se c'è stata una deriva, che poi è la differenza necessaria tra il libro e il film, che da una situazione, diciamo, di separatezza, per cui Mete non era sfiorato e la sua sorellastra sì, si è arrivati a una situazione di quasi totalità di giovani che rientrano in questa categoria. Anche se ovviamente ci sono probabilmente delle categorie adesso più nuove, no? E quindi più selettive, questo rimane un tratto abbastanza ovvio, perché Sfiorati sembra proprio fatta apposta per vivere nell'epoca odierna, quella del multitasking, del fare tante cose insieme, anche se ovviamente nessuna la fai profondamente, no? Piuttosto che farne una alla volta profondamente, ma alla fine della giornata farne molte meno. Questo sembra fatto apposta per gli sfiorati, perché Mete non è certamente persona capace di fare 2 cose insieme, il mio. Questo sì. Allora è come se il regista e gli autori mi avessero detto e convinto che gli sfiorati esistono ancora, ma ormai sono dovunque, ormai quasi non ci se ne accorge. E solo la luce accesa 25 anni prima da questo romanzo permette di scovarli, perché sono normali adesso. Prima erano un'eccezione, adesso sono una regola.